Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati di nuovo in Grimantoni. Siamo tornati di nuovo qua con redazione, dite, fate partire la musica, fate partire redazione, faccia. L'avete fatto partire? Non la sento. Ah, lo mettete dopo voi, scusate, la redazione qui sotto e ogni tanto devo controllare se va tutto ok, perché sennò, cioè, rischio ferale. Alcuni di voi mi hanno chiesto di ricominciare questa serie. Sinceramente non so se continuarla, però se dopo questo episodio vedo che vi può interessare, allora sono capace anche di continuarla. Per ora magari lo chiamerò direttamente Grim Anthology 2. C'ho il telefono, cosa succede? Non mi era mai successo, ma sono dettagli. Non so se tratterò qualsiasi Vesen. E soprattutto, ovviamente, non ognuno avrà 10.000 cose da dire. Quelle che si sanno naturalmente grazie alla serie e magari dei forum. Sono tutte informazioni che ho preso in giro. Quindi, come potete informarvi voi, mi informo io, Quindi non pensate mica che sono un mega espertone. Sono una persona che ama la serie come voi, ma provo a spiegare le cose. Io provo a spiegare le cose. E tra l'altro sono pure armato, vedete qua, sempre il mio quadro Davis in giapponese. Sono sempre, che tra l'altro la targhetina non l'ha ancora notata nessuno, però sta quasi dietro. Vedete anche qui la grafica, come l'ho voluta sistemare un po' tutta. Adesso la devo ancora finire, però preferisco fare le cose un po' prima, capito, no? Mi raccomando, ragazzi, se vi piace, lasciatemi il pollice in su. E oltretutto, la serie magari non l'avete mai vista, ma provate lo stesso a guardare questo video. Oltre al fatto che so pirla io a farlo, quindi già lì a darlo e quello, magari dopo vi può ispirare la serie. Ok, quindi provate lo stesso, magari dagli una possibilità. E ovviamente vi lascio la playlist nelle schede per andare a vedere i primissimi video del Grim Anthology. Mi raccomando, ci conto, perché se non conto non so contare. Quindi ragazzi, niente, ora vi lascio ai Vesen, ai tre Vesen di oggi. E scusatevi il video. Fuchsbau, che potrebbe derivare dal gioco di parole tedesco Fuchshole, ovvero nascondiglio della volpe, o anche da Burrow, che dovrebbe comunque dire nascondiglio. È un Vesen comunque della categoria dei canidi, salvo il fatto che comunque sono ispirati fortemente a delle volpi. Durante il Vogue gli cresce della pelliccia arancione, il naso da volpe, le orecchie da volpe e anche delle macchie sul corpo che possono cambiare dal nero al bianco. Oltre ovviamente dei denti molto affilati, coi quali tra l'altro riescono facilmente ad azzannare e staccare dei pezzi interi dalle loro vittime. Sono dei Vesen generalmente tranquilli, spesso e volentieri sono venditori. E tra l'altro vendono sotto banco organi umani, perché nel mondo dei Vesen comunque c'è un commercio di organi umani, ma magari questa è una parentesi che, se volete, vi parlo in un prossimo video futuro. E tra l'altro hanno anche una brutta fama di essere bugiardi, si vede, appunto, sono commercianti, hanno forse questa cosa che porta buono. Comunque porta buono, vi avverto, il prossimo Vesen di che parleremo è forse un po' tosto. Quindi se siete un po' deboli di stomaco o siete impressionabili, vi consiglio di saltare questa parte, andare un pelino più avanti, o comunque preparatevi, è un po' tostino, Allora, la pronuncia esatta dovrebbe essere Spinnuntod, che deriva dal tedesco spinne, che vuol dire ragno, e tod, che vuol dire morte, quindi vi faccio già immaginare quanto possa essere affettuoso. Questo Vesen, a detta di Monroe nella serie, dovrebbe essere abbastanza raro, non dovrebbe essere comune, ed è fortemente ispirato a un ragno Calicare, che lo vedete nell'immaginetta qua. Infatti gli occhi sono molto ispirati a questo ragno, che possono essere neri con pigmentazioni azzurre o blu scuro. Ovviamente i classici dentoni del ragno che gli vengono fuori dalla parte superiore della bocca, coi quali tra l'altro, se c'erano un veleno molto molto, ti dico anche il nome, l'Astrinsectoxic, che provoca dolore,
rigidità muscolare, il vomito e sudorazione, e in rarissimi casi può portare alla morte. Generalmente provoca queste cose qui. Le mani diventano molto rugose e tendenzialmente al grigio. Oltre, una cosa molto 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 particolare di questo Wesen è che ha una particolarità ricollegabile alle lucertole, ovvero che se perdono un arto, come può essere un dito, dopo qualche giorno gli ricresce. Nella serie infatti si vede appunto la donna che dovrebbe aver perso, se non sbaglio, un dito, vanno a casa loro pensando che non ce l'ha e invece ce l'ha, perché appunto il Wesen, il suo potere gli permette di rigenerarsi. Mi ricorda qualcuno in una serie, ma... dettaglio. Allora, forse la cosa più particolare che possono avere le femmine dopo i 13 anni di età, ogni 5 anni hanno una cosa che si chiama in francese retour d'age, ovvero ritorno all'età. Cosa succede? Questo processo dura 3 giorni. Se in questi 3 giorni non riescono a divorare l'interiore dei maschi, la loro pelle, come si dice, invecchia, subisce un invecchiamento precoce. Quindi mangiando questa interiora, la loro pelle ringiovanisce. In Italia c'è tanta gente che, per pur di non invecchiare, cerca di ringiovanirsi la pelle. Non ho in mente nessuno. Voi vi chiederete, come fanno a mangiare l'interiora? E qui la parte schifosa. Ovvero, col veleno, mettono a capo i maschi. Non importa se siano vesino uomini, basta che siano maschi, eh. Secernono dalla bocca un liquido gastrico molto corrosivo. Glielo mettono in bocca. Tipo così, in bocca all'altro, e gli scioglie l'interiora. E da lì riescono a mangiarselo. Che bello. Che bello. Il problema, ripeto, è che se non fanno così, però, subiscono un invecchiamento precoce della pelle. Nella serie, tra l'altro, la donna si chiama Charlotte, si vede questa anziana signora che dimostra 70 anni quando in realtà ne ha solo 26. Se non fanno questa cosa, rischiano appunto di diventare così, dette anche Wither-Spinetod. Non si è ancora capito però se l'invecchiamento sia solo visivo o gli diminuisce anche l'età, sta cosa ancora non è chiara, eh. Che tra l'altro questa cosa io non l'ho vista nella serie, ma tecnicamente le femmine di Spinetod, dopo essersi accoppiati col maschio, lo uccidono. Non ho capito se è una cosa istintiva oppure lo fanno a voglia, se devo capire sta cosa, non è molto chiaro, però è precisata sta cosa. Un'altra particolarità è quella che sia i maschi che femmine di Spinetod vengono attratti da oggetti luminosi e brillanti, vengono proprio attratti, sono capaci di, come le gazze, sono capaci di prenderli su e portarseli via senza accorgersene. Piccola curiosità, non amano l'acqua. Non amano l'acqua. Fa piacere con questa cosa, non amano l'acqua. Non che me ne frega qualcosa se amavano l'acqua, cioè quindi cos'è, se hanno una bottiglia d'acqua non la possono bere, regia? Se hanno una bottiglia d'acqua non la bevono, regia? A indovina? Addirittura, bello. L'ultimo Wesen di cui parleremo oggi si chiama... Io ho sempre difficoltà nella pronuncia di sti cosi. Dickfeilich. Che dovrebbe derivare dal tedesco Tick e Skinned, che vuol dire... Eh? Ah sì, è un gioco di parole tedesco. Tick Skinned, che vuol dire insensibile. Sono dei Wesen rinoceronte. Quando vanno in voghe la loro pelle diventa molto dura e rugosa. Gli cresce principalmente un naso a punta simile al rinoceronte. E tra l'altro, durante i combattimenti può succedere che ne cresca un secondo qui in fronte. E dopo lì la classica frase tiene corna. Diversamente dagli animali che sono ispirati, quando attaccano non ti rincorrono a capocciate. Magari sì, ti vengono addosso velocemente, ma combattono normalmente, come tutti. Tra l'altro vengono anche definiti superumani. A differenza di tanti altri Wesen, non hanno paura dei Grimm, istintivamente. Oddio, a meno che non abbiano avuto brutte esperienze, o magari tante raccomandazioni. Ma di natura non hanno paura, e sono pochi i Wesen. Forse uno in passato, in un vecchissimo video affrontato, e tra l'altro non ricordo il nome, ma è anche uno dei miei preferiti, pensate un po', non ha paura. Questo praticamente è una bestia. È un carro armato. È un Sion in versione rinoceronte. È un carro armato.
Bene ragazzi, spero che il video vi possa essere piaciuto, ci ho messo veramente tanto impegno nel farlo, lo so magari non è venuto neanche esageratamente lungo, ma io qui ho il papiro delle cose che ho voluto dire, l'ho cercato di dirle in maniera più chiara possibile, l'avrò dette 30.000 volte per cercare di renderlo ancora più fluido, cercate di dirmi se vi piace, perché se non vi piace è un boh aborto, anche perché io questa cosa, sto scoppiando, però guarda che bella cravatta, guarda che fantasmini. La dovevo mettere ad Halloween, la metto per farle pirla, capito? No, niente di senso. Quindi ragazzi, ditemi se vi piace questo video con un bel pollice in su. Se non vi piace, non mettete il pollice in su. Anzi, se non vi piace, ditemi nei commenti cosa posso migliorare, cosa si può migliorare, cosa si può fare, cosa non si può fare, cosa si può fare, non si può fare, non si può fare. E Gragascio qui mi sta alla regia, quindi mi raccomando ragazzi, se non vedete qualcosa che non va bene è colpa di Gragascio. Non di Gragascio, Gragascio, diciamo le cose. E Silenti gli fa da supervisore, anche Silenti sta qui bello tranquillino a fare da supervisore. E niente ragazzi, spero che la grafica di tutto quanto vi possa essere piaciuto. Diciamo che è un Grimantology 2.0 e per il momento possiamo dire che è finita.